il mistero di questo amore è il rapporto con lo sposo, che è ancora oggi il promesso sposo, con la sua promessa sposa, la sua amata. E sappiamo che lo sposo è Cristo e la sua promessa sposa è la Chiesa del Signore. Le cose non siamo noi che possiamo decidere. Attraversare certi cambiamenti, certe prove nella nostra vita, certe nottate, non siamo noi che le stabiliamo. Però noi, cari fratelli e sorelle, possiamo decidere con chi attraversiamo, con chi passiamo quella nottata, con chi attraversiamo quella prova, chi c'è in barca, nella mia barca, quando attraverserò un mare in tempesta, quando la tempesta mi coglierà all'improvviso, chi c'è nella mia barca? Perché sappi, caro fratello e sorella, che non puoi, quando sei colpito dalla tempesta, dalla nottata, da quella attraversata dura della tua vita, non puoi improvvisarti e cercare all'improvviso, come a tastoni, la presenza di Dio. Dobbiamo accertarcene ora. Dobbiamo accertarci che il mio amico sia per me. Non può accertarsene su tua moglie per te. Non può accertarsene tuo marito. Non può essere una sicurezza che deriva da parte dei tuoi genitori, ma è una cosa personale, individuale. Il mio amico è per me. L'unzione della presenza dello Spirito Santo rende vivente Cristo, che è la parola vivente. E noi lo gustiamo, lo assaporiamo come quel sacchetto, l'aroma di quel sacchetto di mirra che passa la notte sul nostro seno. Perché Gesù non è venuto per darci soltanto quello che ci serve a sufficienza, ma è venuto per darci infinitamente di più di quello che domandiamo, che pensiamo, che crediamo, che abbiamo il coraggio di chiedere, come hanno sperimentato Paolo e Sila su quella prigione. Alleluia, più volte abbiamo sperimentato che le nostre sbarre si sono aperte, che le nostre catene si sono spezzate. Alleluia, e poi come un fiume la benedizione del Signore ci ha rialzato.